E sono ancora lì, diciamo, sono ospiti graditi, oggi. Sono ospiti, incontro sempre, compreso ieri sera, sono ospiti graditi del comune ai quali garantiamo acqua, cibo e ospitalità, e ci fa molto piacere che vivano insieme a noi questa esperienza amministrativa di democrazia partecipata. Per me sono ospiti, non sono occupanti. Ma quali soluzioni possibili per la loro situazione? Allora, il diritto all'abitare, il diritto alla casa è uno dei primi diritti. Noi siamo l'unica amministrazione che dà voce a queste realtà sociali, collettive ed umane che altri sgomberano, ed è per questo che li consideriamo ospiti. Speriamo che ci daranno la forza di vincere le battaglie con chi ha i soldi per garantire il diritto alla casa, come la Regione e lo Stato, e ci auguriamo di trovarceli insieme a noi, come è capitato spesso, nelle battaglie che facciamo per i diritti soprattutto delle persone più fragili. Ed è bello vedere che solo presso l'amministrazione comunale di Napoli si trova rifugio, si trova ascolto e si trova un altoparlante. Nonostante Piazza Miraglia, come voi sapete, non è un luogo nella disponibilità del Comune di Napoli e che c'è un'attività in corso giudiziaria ma anche prodromica allo sgombero di quella realtà, noi che siamo contro gli sgomberi ci siamo messi subito in campo per trovare una soluzione abitativa alternativa ai bambini e alle famiglie. Quindi il Comune, nonostante non abbia competenza su Piazza Miraglia, offrirà sicuramente rifugio a queste persone, farà il massimo, cercherà di garantire i diritti nonostante la latitanza di altri, nonostante il silenzio di molti e nonostante l'ostracismo di chi potrebbe garantire questi diritti e non lo fa. Rimaniamo forse l'unico baluardo nel paese che lotta veramente per i diritti e dà ascolto a tutti e dà addirittura ospitalità a chi evidentemente in altri luoghi viene sgomberato. Quindi noi il dolore lo accogliamo sempre, quindi ripeto, anche stasera, anche ieri sera, anche stamattina sono ospiti del nostro comune, purché ovviamente non distruggano quello che stiamo costruendo per poter fare il bilancio, altrimenti non ci sarà solo il diritto alla casa che naufraga tutto.